È partita dunque ufficialmente l'ultima giornata con tutte le squadre in campo dalle ore 16, prima di addentrarci qui dalla comunale di Santa Venerina a dirvi appunto quali sono appunto le formazioni 22 che sono scese in campo più le panchine. Andiamo appunto a dirvi appunto, stavamo dicendo che si gioca tutti in allineati, in quanto l'ultima giornata bisogna rispettare naturalmente quelle che sono le varie posizioni di classifica e le contemporaneità. E allora, primo pallone giocato da Cisterna. Allora, a proposito di formazioni, Cisterna tra i pali, poi troviamo Papa e Parisi che sono gli esterni rispettivamente di destra e di sinistra, Musumeci e Salemi invece sono i centrali, questo naturalmente per la RSC. Nicotra, Forzisi, Mangano, quelli che agiscono al centro del campo, Tornitore e Proietto. Affiancano Varrica che gioca come punta centrale, come detto a caccia di un record personale, lui prossimo ai 40 anni va a caccia della 300ª rete in carriera dopo aver girato tante maglie vestite, adesso quella della prima categoria della RSC riposto, e magari chiederemo a lui alla fine se avrà fatto un pensierino alla prosecuzione della carriera, sicuramente sì, perché per quello che abbiamo visto quest'anno è un giocatore con ancora tanto da dire, che può tanto dire appunto in questi campionati di tantissimi. Vediamo Mangano in possesso del pallone, tra poco andremo a vedere qual è la formazione della Santa Venerina, ve lo andiamo a dire subito. Allora, tra i pali Musumeci, maglia numero 33, 22 Leonardi, 3 Fichera, 28 Gerbino, 4 Muzzetta, 2 Simone Filetti, 7 Indelicato, 20 Fino Chiaro, 14 Cavallaro, 10 Papa Serio, 24 Gianluca Filetti. Questi sono gli 11 del Santa Venerina. Il pallone indietro adesso per Cisterna che la va a giocare dalle parti di Parisi. Santa Venerina accompagnato da buon numero di tifosi, saranno circa 100, forse addirittura poco più, qui al comunale a sostegno di una squadra che naturalmente vuole cercare quei punti salvezza, ma non dipenderà solo da loro, chiaramente dipenderà da loro perché di fatto con uno o tre punti sarebbe matematicamente salvo o quasi, ma dipenderà naturalmente anche da ciò che avverrà dagli altri campi. Intanto Proietto prova a rubare un pallone, la palla finisce in fallo laterale, la rimessa sarà in favore del Santa Venerina. All'andata, ricordiamo, un gesto di solidarietà tra le due compagini, una raccolta fondi in segno di beneficenza. Questo è quello che caratterizzò appunto l'ultima giornata nel dicembre 2021, quando si giocò al Luigi Averna. Nicotra prova ad andare su Varrica, pallone indietro, Mangano. Poi Parisi, ancora Mangano, manovra nella zona mediana del campo. Tornitore prova a cercare Varrica, capisce tutto il Santa Venerina che può liberare in fase difensiva. Andiamo a vedere anche da quanti minuti è iniziata la partita. Iniziata da 3 minuti nel corso del primo tempo, sono le 16:13 adesso. Papa. Ancora manovra del pallone. Papa con il piatto destro va a cercare qualcuno dei suoi compagni, libera il Santa Venerina che adesso manovra all'interno del cerchio di centrocampo provando a smarcare Gerbino. Poi attenzione, il pallone in mezzo da parte di del numero 7, stiamo controllando il cronometro, adesso andiamo naturalmente in nuovo possesso delle formazioni. Dunque ci ha provato poco fa Indelicato, pallone sull'esterno della rete, adesso il Santa Venerina che prova a giocarsela con questo tentativo di servizio, pallone in auto, rimessa RSC, Nicotra, Mangano, capisce tutto Simone Filetti che può riavviare l'azione della formazione etnea. Ricordiamo, come abbiamo detto nella nostra anteprima, le due squadre sono vicine di casa, una decina di chilometri o poco più separa appunto il comune di Santa Venerina e Riposto, in mezzo come sapete c'è Giarre. Campo in terra battuta, come di consueto, come succede spesso, l'abbiamo visto già nel primo scorcio di primavera che addirittura si era verificato in febbraio, serie di polveroni che si sollevano sui campi tipici in terra battuta.
quando c'è soprattutto il sole. Attenzione alla Santa Venina che ci prova adesso dal limite, va a scoccare il destro, il numero 14 che è Alfredo Cavallaro, parata di Cisterna. Musumeci va da Salemi, ancora Musumeci fa viaggiare in orizzontale la manovra tra i difensori della RSC Riposto, quindi Parisi, Nicotra. Forzisi. Mangano Nicotra. Parisi, maglia numero 13, gioca come laterale sinistro. Adesso c'è questo lancio di Mangano a cercare Torritore. Cerca l'involata Torritore, entra in area di rigore, sarà calcio d'angolo per la RSC, ultimo tocco. Se non abbiamo visto male del numero 22 che è Leonardi. Tiro dalla bandierina. Il primo di questa partita. Va Forzisi alla battuta, pallone che filtra in area di rigore, ma solo per un attimo. Riesce a liberare poi il Santa Venerina. Parisi con grande grinta la strappa ai piedi di un avversario, pallone per Mangano, da questi a Forzisi, ancora Mangano, la gioca in corsia Mancina, Mangano cerca lo sfondamento in area di rigore, davanti a lui ci sono in due, poi c'è un pallone in mezzo, ancora calcio d'angolo il secondo per l'RSC, no, si continua a giocare, la palla non è uscita, o forse sì, avevamo visto bene, qualcuno dell'RSC aveva continuato nella manovra, in effetti poi era già uscita la palla, quindi sarà calcio d'angolo. Andiamo a vedere Forzisi nuovamente in battuta. Parte il cross, libera il Santa Venerina, poi proietto al limite dell'area di rigore. Proietto è andato a segno nella precedente sfida vinta con il Real Sud per 7-0. Adesso vi andremo a dire appunto anche qual è ad aggiornarvi qual è la classifica marcatori della formazione ripostese, che ha visto degli aggiornamenti. Non solo quelli di Varrica, caccia del record personale, ma sono andate a segno, ecco li ripiloghiamo, allora Mangano 10 volte, Varrica 19, 16 in campionato, 3 in coppa, Tornitore 15, 1 in coppa e 14 in campionato, poi Papa 3 gol in campionato più 1 in coppa. Adesso c'è questo lancio per Tornitore, lo stop al limite dell'area, Tornitore prova a girarsi, cerca lo spazio, vada Varrica! Fuori gioco. Era un momento tanto atteso questo, però c'era una posizione irregolare sul lancio di Torritore. Allora, dicevamo, a proposito di gol, Papa ne ha fatti 4, 3 in campionato, 1 in coppa, Napoli 4, 2 più 2, 1 per Pietro Pappalardo, Sciuto, Forzisi, Caltabiano, 4 per Cartelloni in campionato più 3 in coppa, 1 a Davide Messina, 2 Antonio Messina in campionato più 1 in coppa, 2 Proietto in campionato e 3 in coppa. Questo è il riepilogo delle reti alla vigilia dell'ultima giornata, non dimentichiamo anche Davide Nicotra con 2 gol in campionato solamente. Vediamo adesso Torritore, lo stop al limite dell'area di rigore, cerca di farla passare, ma è il Santa Venerina adesso che può ripartire di rimessa. Attenzione a Papa Serio, ci prova con il destro, Papa Serio, pallone sul fondo, il nostro amico Massimo Sgroi che ci sta seguendo in diretta stava quasi per esultare, in formato testuale ci ha riportato le sue emozioni, lo salutiamo naturalmente, il nostro Filippo Sapienza che ci stanno seguendo in streaming, sono state davvero tante le visualizzazioni che abbiamo realizzato quest'anno attraverso le nostre dirette Facebook e anche naturalmente poi con gli highlights che abbiamo ritagliato, per utilizzare un termine un po' così grezzo ma efficace, e con tutte le immagini della nostra festa. Sicuramente poi quando si arriva all'ultima giornata, dopo quella che è stata domenica scorsa con la grande festa insieme agli amici della scuola calcio, passano in mente tanti ricordi di questa stagione, a cominciare da quella prima giornata, il debutto a Catania, la vittoria per 3-0 sulla Leo Soccer, poi
quel diluvio scatenatosi col Savoca tra i due tempi, una partita che fu ripresa grazie a un rigore parato da Cisterna dopo l'1-0 della prima ora di gioco. Insomma, tante belle cose da raccontare in quest'anno che sta per chiudersi, questa domenica 10 aprile. Poi grande scorpacciata di reti per tutto il girone d'andata, poker e pokerissimi. Uno di questi appunto fu proprio contro il Santa Venerina al girone d'andata, il titolo di campione d'inverno acquisito con largo anticipo, poi il ritorno con le vittorie, la vittoria di misura a Savoca che praticamente diede il là appunto alla promozione quasi matematica, quella definitiva col Sant'Alessio il 27 febbraio. Attenzione adesso alla Santa Venerina che naturalmente vuole giocarsela sino in fondo attendendo sviluppi per la salvezza. Adesso c'è questo lancio a cercare indelicato, limite dell'area di rigore, pallone indietro e conclusione con il destro che viene deviata in calcio d'angolo. Grandissimo tiro da parte di Gerbino, uno degli uomini più rappresentativi della squadra di casa, gran parata di Cisterna. Calcio d'angolo per il Santa Venerina, si attende un pallone per consentire a chi si incarica della battuta di andare ad effettuare il traversone. Se non vediamo male si tratta di indelicato, abbiamo visto un 7 forse dall'altra parte della maglietta. Parte il corner, il colpo di testa di Musumeci ad allontanare dalle parti però di Gerbino il campanile in area di rigore dove stava per arrivare Papa Serio, ma c'è stato un anticipo su di lui e allora ancora indelicato. Poi Leonardi, il maglia numero 22 del Santa Venerina, prova il destro, viene murato al limite. Può ripartire la RSC con Tornitore. Tornitore fa guadagnare metri alla RSC, il pallone per Parisi, posizione irregolare. Si riprenderà con una punizione Santa Venerina. Arbitro del confronto Samuel Russo di Catania. Tra i momenti indimenticabili di questa stagione naturalmente il derby, 1-1 all'andata, la vittoria al ritorno per 2-1, Tornitore a tempo scaduto. Adesso fa girare il pallone il Santa Venerina con questo tentativo in profondità. Non va a buon fine, ci sarà dunque rimessa dal fondo RSC. Musumeci, Salemi, Papa, ancora Salemi, Musumeci, giocatore arrivato a stagione in corso, difensore centrale. Adesso il lancio di Parisi per Tornitore. Tornitore al limite, non passa. Perfetto l'intervento in chiusura di Gianluca Filetti. Poi Papa Serio, non riesce ad agganciare nel cuore della mediana. Allora Papa, Nicotra. Si ferma un attimo, guarda indietro, vede Musumeci. Poi vediamo Salemi. Verticalizzazione che non passa e allora la Santa Venerina che riparte con indelicato, poi vediamo Gerbino, va largo a sinistra dalle parti di Finocchiaro, la conclusione, la gran parata di Cisterna e il secondo intervento di questa domenica da parte del portiere della RSC che chiude l'angolo. Leonardi alla battuta della rimessa in gioco, poi vediamo indelicato, c'è un tentativo di cross non andato a buon fine ma ha capito tutto, però dall'altra parte un giocatore del Santa Venerina, pallone in mezzo, limite dell'area di rigore, indelicato, lo stop di petto, la conclusione con il destro assolutamente da dimenticare, qui in distinta
viene riportato non un 20, non un 10 ma un 20, che dovrebbe essere fino a chiaro. Adesso magari andiamo a capire. Sono verificati un po' come i problemi dell'andata, dove i numeri non coincidevano spesso con i giocatori. Allora, vediamo Papa. Mangano. Nicotra. Mangano. Cerca l'avanzata. Cerca di impostare il gioco. Vede salire Papa, ma si ferma un attimo perché Papa è stato un po' eclissato dagli avversari, quindi difficile il servizio. Allora Salemi cambia il gioco per Parisi. Nicotra, c'è un lancio per Varrica, lo stop con il sinistro, Varrica per Tornitore, palla che filtra, cerca lo scambio con Proietto ma esce bene negli spazi, si è attrezzata Verina, Proietto alla riconquista del pallone, poi Parisi, vediamo Nicotra adesso in possesso, lo scavettino a cercare Mangano, però Santa Verina ben piazzato. Poi Salemi, palla in out. È andato troppo per il sottile. Il difensore dell'RSC al secondo anno di militanza, primo effettivo, se consideriamo insomma che l'anno scorso non è stata una stagione. E... difensore delle lunghe leve, San Gregorio, Mascalucia nel suo passato, Real Aci, insomma un difensore che... citare diciamo queste squadre indubbiamente è un difensore da campionato di promozione. Vediamo adesso l'avanzata del Santa Verina con Leonardi, c'è spazio per il servizio a Indelicato, il cross, palla in mezzo, allontana Parisi, poi Varrica può avviare il contropiede dell'RSC, lo fa con Proietto, poi Varrica velocità 3 contro 4, adesso attenzione ancora Varrica, cerca di liberarsi di un avversario. Filippo. Un minuto di silenzio, perché era? Perché ho visto che hai scritto qualcosa. Ah, la mia ragazza di riposo. Ah, ok. Ok. Nicotra, Musumeci, volevamo tornare al minuto di silenzio che abbiamo osservato all'inizio della partita. Aladin, un ragazzo di riposto, purtroppo è venuto a mancare in ottata, quindi condoglianze da parte nostra alla famiglia. Vediamo Nicotra, pallone in fallo laterale, rimessa sarà per il Santa Venerina. Siamo arrivati al 18esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio, naturalmente non è cambiato, ma ci sono state due occasioni per il Santa Venerina, poi invece in precedenza Varrica fermato in posizione irregolare. Forzisi per Proietto, uno contro uno con un avversario, vediamo Proietto in orizzontale per Tornitore, il destro di Tornitore e c'è il gol della RSC, grandissimo gol di Enzo Tornitore al 19esimo del primo tempo, RSC in vantaggio per 1-0 e per Tornitore si tratta del gol numero 15 in campionato, più uno l'ha realizzato in Coppa. E allora può ricominciare la formazione in maglia gialla, la formazione di casa che a onor di cronaca ha avuto due belle occasioni per poterla sbloccare. Adesso vediamo il movimento cercato da Gianluca Filetti, il lancio intercettato con il petto da Papa, grandissima personalità di Fiorenzo Papa, il classe 2003, qui però si incarta di fronte a un avversario, è cresciuto tantissimo, noi lo ricordiamo perché dopo il settore giovanile è giunto in biancazzurro all'inizio del passato campionato, ci sono state praticamente circa 5 presenze da parte del numero 2 che poi quest'anno è stato impiegato da Eugenio Seminari anche come centrale difensivo, e questo diciamo è un simbolo di maturità, il giocare già da centrale difensivo. Vediamo Varrica che va in pressing nei confronti di un avversario, il Santa Verina che esce, poi però Salemi che gioca d'anticipo, va a cercare Varrica,
Fuori gioco di Varrica, dice l'arbitro russo di Catania. Situazione da rivedere tra le proteste. E ricomincia la Santa Venerina. Leonardi si libera di Proietto. Se Papa è 1-2003, Proietto invece è 1-2004, un anno più giovane, ruolo professione attaccante. Ha segnato quest'anno ed è pronto anche lui al salto di maturità dopo la trafila nel settore giovanile, ma tra l'altro lo ricordiamo, è un simbolo appunto della Riposto calcistica Sponda RSC. Nicotra vince un rimpallo con Muzzetta, poi Parisi, Mangano. E in questa annata ci sono stati altri due esordi per 2005, lo ricordiamo, la partita con la Juvenilia. Attenzione a Torritore, servito sullo scatto, Torritore in area di rigore, pallone per Varrica! Ed eccolo qui, il 300° gol in carriera. Torritore ha visto la corrente Varrica partire da dietro e c'è il raddoppio dell'RSC. Esattamente al 22° nel corso del primo tempo, Cristian Varrica. Vediamo se ha preparato un'esultanza. Forse ancora no, perché eccola qui l'esultanza. La maglietta che indica 300 reti realizzate in carriera. E se per noi all'ultima di campionato passano tanti ricordi di quest'annata, chissà quanti ne passano in Cristian Varrica, che di maglie ne ha vestite tantissime nella sua carriera, ormai vicino ai 40 anni. Dunque Santa Venerina 0 RSC 2, quando il cronometro ci dice che siamo arrivati al 23° nel corso del primo tempo. Vediamo di aggiornare qualche risultato. Casalvecchio Sant'Alessio 0-1. Questo è l'unico di fatto cambiato, naturalmente in base alla nostra unica fonte preziosissima che è Tutto Campo. Naturalmente passibile di errori, di imperfezioni, però è uno strumento meraviglioso che ha assolutamente rivoluzionato il calcio dilettantistico e lo ha reso come una sorta di tutto il calcio minuto per minuto del terzo millennio, perché ci consente di sapere quello che succede negli altri campi. Allora, torniamo dopo ad aggiornarvi sui risultati. Risultati che interessano chiaramente il Santa Venerina e in lotta per la salvezza, però tutte le dirette concorrenti, cioè dire Leo Soccer più Villaggio Sant'Agata, sono ancora ferme in base a quello che ci dice Tutto Campo sullo 0-0, quindi Santa Venerina in questo momento rimarrebbe matematicamente in prima categoria senza passare nemmeno dai play-out. Vediamo play-out a cui insomma già è stata condannata la Real Sud Nino Di Blasi dopo la sconfitta appunto con la RSC per 7-0, 16 punti, ma è chiaro che non è stata quella a pregiudicare il campionato della formazione messinese, quanto piuttosto la sconfitta col Villaggio, che è stata veramente quella decisiva per il sorpasso in classifica terzultimo penultimo, il sorpasso che significa che una, insomma, tra Villaggio e Leo Soccer, o comunque la migliore piazzata al terzultimo posto, può giocarsi con due risultati su tre il play-out in casa, e non è un fattore indifferente. Busumeci, tutto questo naturalmente lo vedremo dopo Pasqua, immaginiamo, perché comunque non mi pare che si siano state fissate ancora delle date per i play-out o per i play-off, ma crediamo sicuramente a partire dal 23-24 aprile e 30 aprile e poi 7-8 maggio, insomma giorno quello in quel caso giorno delle finali playoff per le seconde, le migliori, le vincitrici dei gironi. Da un lato Riposto Calcio, Savoca, Sant'Alessio e una tra San Pietro, Clarenza e Forci, e nell'altro caso San Pio X, che magari potremmo aprire anche una parentesi più in là per cercare di capire quale potrebbe essere, se ce la farà il Catania San Pio X ad arrivare secondo senza passare dai playoff interni di girone. C'è un lancio adesso, controlla Parisi il colpo di testa con il pallone che finisce in fallo laterale. Dicevamo Catania San Pio X, Scicli, questo nel girone G, Vizzini e Pozzallo.
di Zini, insomma, nostra vecchia conoscenza, anzi recente conoscenza che abbiamo affrontato in Coppa, per dire anche quale avversario di valore è stato affrontato dall'RSC, pur perdendo sicuramente di fronte ha avuto una signora squadra che crediamo a questo punto possa essere la vera favorita per la vittoria della Coppa e in caso di ingresso dei playoff potrebbe essere quella che può impensierire sicuramente di più il Catania San Pio X, secondo in classifica, costruito per vincere e che ha chiuso alle spalle del Gela invece che di quasi un record di punti quasi come quello dell'RSC. Di Cotra, Mangano, sempre 1-0, ricordiamo il parziale, siamo arrivati alla... Comunque li stanno facendo ormai quasi tutti i comuni. Siamo arrivati al 26esimo nel corso del primo tempo, c'è adesso questo passaggio per Gerbino, pallone in mezzo, Cisterna, era ancora in gioco, Cisterna va da Tornitore. Nicotra, Forzisi, ancora Nicotra, poi Proietto, quindi Varrica, Nicotra, Salemi, poi Forzisi. Papa, poi vediamo Parisi. Mangano, Barrica, coinvolge nel gioco Cisterna, possesso RSC, è saldamente avanti per 2-0 qui a Santa Venerina, ricordiamo le reti, 19esimo Tornitore, 23esimo Barrica, le bocche di fuoco come si suol dire, a segno oggi. Per Barrica terza stagione, e con una che di fatto che l'anno scorso non è stata, abbiamo detto, una vera e propria stagione, anzi non lo è stata proprio, campionati completamente resi nulli dalla pandemia. Anche questo è qualcosa che ci porteremo dietro nel corso di quest'annata, perché anche noi siamo rimasti alla finestra, tutto il mondo dilettantistico, e nella passata stagione il 24 ottobre chiusura della Saracinesca con doppia mandata per tutti i campionati e poi ricominciare faticosamente attraverso la campagna vaccinale, prima parte e soprattutto seconda parte, quella di gennaio, quella che ha consentito allo sport intero di potersi reintegrare e continuare quello che era stato fatto fino a dicembre. Busumeci, palla indietro per Cisterna. Salemi, poi Forzisi. Un'ottima struttura quella del comunale di Santa Venerina, peccato solo per il campo di gioco e magari per un po' più di cura verso la tribuna, però le potenzialità ci sono tutte, visti gli spazi e già solo il fatto di poter disporre di una tribuna così a questa altezza che consente di vedere una partita di calcio non è poco per quello che purtroppo si incontra nella zona del Catanese e in Sicilia in generale. Calcio fallo laterale per la Santa Venerina che sta provando a giocare ma di fatto sembra essersi spenta la formazione di casa, la rimessa di Leonardi, poi vediamo Filetti, Simone, Forzisi, stop del pallone per Proietto, la gioca con entrambi i piedi Proietto, poi cerca lo spazio, l'avanzata a destra, però nessuno lo va ad aiutare, allora alla fine Proietto perde il pallone, rimessa per Leonardi, poi vediamo Filetti, zona centrale, avanza il Santa Venerina, lo fa col numero 24, l'altro Gianluca Filetti, difensore centrale, quindi pallone adesso per il numero 11. Numero 11 anche qui purtroppo non registrato in distinta, non l'abbiamo avuto, probabilmente sono cambiati i numeri di maglia. Intanto vediamo lo stop da parte di Papa Serio che cerca l'apertura verso Indelicato, non punge da quel lato grazie all'ottima guardia di Papa. Salemi, si ricomincia da Cavallaro,
c'è un lancio al limite dell'area o verso il limite dove comunque Parisi va a protezione del pallone. Calcio d'angolo per il Santa Venerina, quasi alla mezz'ora, parte il traversone dal corner, il pallone in area di rigore, svetta Papa che cerca poi in un secondo tempo di andare a recuperare il pallone, indelicato, prova a creare superiorità il Santa Venerina, ma anche una mischia, c'è un cross tentativo, presunto tale di Leonardi, pallone che finisce sul fondo, nulla di fatto. Allora, due giocatori che non abbiamo scritto in distinta sono, cioè quelli che abbiamo trovato nella distinta originale, sono Finocchiaro con il 20 e Fichera con il 3, ma ci ritroviamo il numero 10 in campo e un numero 11. Anzi, il numero 10 è, per esattezza, Papa Serio, quindi 11... E poi un altro giocatore che, se non andiamo errati, adesso cerchiamo di far quadrare un po' i conti, credo è il 28, forse no, 28, Gerbino. Intanto manovra la RSC, lo fa con Salemi, uscita un po' avventata, allora Leonardi va a scambiare con un compagno di squadra, poi cerca Gerbino in corsia, si libera di Parisi, ma solo per un attimo, brevissimo Parisi a leggere benissimo la traiettoria. Palla che sfila dalle parti di Cisterna. Ah sì, allora i giocatori appunto che vediamo rispetto alla distinta sono il 29 e l'11. Attenzione a Forzisi, indietro, rischia qualcosa, Cisterna costretto al rinvio in maniera un po' troppo precipitosa, ma non poteva naturalmente fare altro. Occhio al Santa Venerina che sta salendo adesso, sta cercando di portare i ritmi alti. Mangano, l'uscita, sull'uscita di Forzisi per recuperare il pallone, poi Papa, Nicotra, Papa per Barrica. Barrica per Tornitore. Mangano. Linea mediana del campo da play basso, Nicotra, lo scambio con Forzisi. L'apertura a destra dove c'è Papa. Barrica e Salemi. Dietreggia, Nicotra. Forzisi va dalle parti di Mangano, un po' troppo lungo però in orizzontale. E allora il Santa Venerina che può muoversi adesso con questo lancio a beneficio di Indelicato, uno stop fatale per lui. Musumeci, Nicotra, poi vediamo Papa, Nicotra, Barrica, gioca pressing del Santa Venerina abbastanza efficace adesso perché va a recuperare un pallone ma non passa sul tentativo del numero 10 che è... Papa Serio. E quindi Nicotra, poi Forzisi, Mangano. Barrica, Nicotra, ancora Barrica, cerca spesso la giocata indietro, prima l'ha fatto con Cisterna, adesso con Musumeci, vuole coinvolgere un po' tutti i compagni, è un modo, come dire, insomma, per mantenere il possesso del pallone, magari provare a far salire il Santa Venerina, di modo che insomma con un'imbucata si può arrivare in porta, almeno questo è quello che possiamo interpretare, perché abbiamo visto spesso appunto Barrica giocare molto indietro con i compagni. Forzisi, Barrica, ancora Nicotra,
Musumeci, poi vediamo Forzisi. Ancora Musumeci, possesso RSC, si va a liberarsi di un avversario. Il pallone per Nicotra, poi Varrica. Musumeci si è liberato di Cavallaro. Salemi, poi Papa. E Forzisi, ancora Mangano, poi giocata tra i centrocampisti, quasi a disegnare un rombo all'interno del cerchio centrocampo. Poi vediamo Proietto, cerca lo scatto su Indelicato, Gianluce e Papa in soccorso, Nicotra, Mangano, adesso è lui che sta giocando da play basso, si scambiano spesso il ruolo, ma Mangano l'abbiamo visto giocare praticamente a sinistra, poi in fase in zona centrale, è uno che chiaramente ruota in tutte le zone del campo, giocatore assolutamente indiscutibile, il centrocampista di Gaggi. Poi vediamo Papa, Proietto, restituzione del pallone per Papa che cerca di andarsene sul fondo. Papa, calcio d'angolo, vediamo, no, sarà semplice rimessa dal fondo. Cavallaro, poi per il numero 29, che presumo sia Fichera a questo punto, perché nella distinta è scritto in mezzo ai difensori, andiamo un po' a senso. E quindi l'altro, indubbiamente, quello che mi viene indicato con il numero 11, e invece qua in distinto il numero 20 dovrebbe essere Finocchiaro. Vediamo. Attento il movimento Gerbino, che però non passa, cercando di caricarsi la squadra sulle spalle, l'esperto attaccante ex Cicatena, Trecastagni, insomma, si è mosso sempre qui in zona Gerbino. Vediamo Nicotra. Forzisi, poi Papa. Ancora Forzisi, prova a mettere ordine. Per Forzisi, battesimo del fuoco quando rilevò Rasà a Sant'Alessio dopo 20 minuti del primo tempo. A seguito di un infortunio lasciò Rasà, entrò Forzisi, fu il suo l'assist grazie a una respinta sul calcio d'angolo per il primo gol di Tornitore in bianco-azzurro. Momenti di ricordi istantanei che ci passano in mente in questo finale di campionato. Musumeci, Parisi, Nicotra, ancora indietro per Musumeci. Andiamo a vedere a che minuto siamo esattamente. È il minuto 38-39 nel corso del primo tempo, quindi sei più recupero. Nicotra, il lancio adesso per Tornitore. Fichera in anticipo, va su Musumeci, portiere della Santa Venina che di fatto non è stato mai impegnato, però l'RSC con due colpi bassi, messo a segno le due reti, quelle che stanno consentendo alla formazione biancazzurra di condurre per 2-0 qui a Santa Venerina. 19esimo Tornitore, 23esimo Varrica. Due occasioni per il Santa Venerina, questo è quello che possiamo raccontare in sintesi di questo primo tempo, che però ancora non è finito, mancano 5 più recupero. Salemi, sole primaverile, leggermente ventilata la giornata, tutto sommato gradevole, siamo sui 17 gradi circa, forse anche meno, qui ai piedi dell'Etna, appena sotto la Valle del Bove, quindi appena sotto Zafferana. Vediamo Parisi, resiste a Finocchiaro, Parisi indietro per Nicotra, poi Mangano, anche lui prova a coinvolgere i difensori, fa salire quindi i compagni. Salemi, Varrica, Papa, vince un rimpallo, poi però Proietto non riesce ad arpionarla, e allora ci deve pensare Forzisi in collaborazione con Nicotra a far ripartire i suoi. Crediamo che non ci sarà recupero, anche perché non c'è stato gioco fermo per tutto questo primo tempo. Musumeci, Mangano, calcio di punizione per la RSC ordinato dall'arbitro russo di Catania. Papa, Salemi gioca al piccolo trotto. Gioca al piccolo trotto la formazione
della RSC, vi dovevamo naturalmente anche il nome del tecnico, mister Mario Di Maria del Santa Venerina. E vi dobbiamo anche probabilmente qualche risultato, perché insomma vi abbiamo detto più volte che avremmo seguito i risultati. Vediamo cosa c'è da segnalare. Akron 1, Villaggio 0, Riposto 0, San Pietro 2. Questo è un risultato clamoroso, vediamo se troveremo anche delle conferme. Intanto avanza Gerbino, pallone con il destro respinto da Cisterna, che poi in seconda battuta riesce anche a recuperare il pallone. Terzo intervento del portiere RSC. Adesso il rilancio per Tornitore. Sarei curioso di vedere anche la classifica, perché veramente poi raddoppia anche il Sant'Alessio a Casalvecchio 2-0. Tra poco andremo a vedere anche la classifica. Attenzione a questo lancio per il numero 7, che è indelicato. Conclusione, ancora parata di Cisterna. Ancora un grande intervento del portiere della formazione ripostese, evitare il gol. Al 42esimo nel corso del primo tempo. Va Cavallaro, pallone in area di rigore, svetta Varrica che allontana per un attimo, poi ci prova Finocchiaro con il sinistro, pallone sul fondo. Allora, dicevamo, Akron Villaggio Sant'Agata 1-0, Casalvecchio Sant'Alessio 0-2, Riposto San Pietro 0-2. Questo però lo dobbiamo naturalmente confermare, perché sarebbe veramente clamoroso. Intanto c'è un cambio nel Santa Venerina, fuori il numero 2 che è Simone Filetti. Vediamo chi va in campo. Cambio operato dal tecnico Di Maria, esattamente al 43esimo del primo tempo, sul risultato di 2-0 in favore dell'RSC. Vediamo Papa. Allora, vediamo di chi si tratta. Il giocatore è il numero 3 in campo, o forse 30, D'Aquino. Vediamo, adesso vedremo meglio appena scorgeremo il numero di maglia. No, è il numero 3 in campo. Ah, eccolo qui, il numero 3 dovrebbe essere quel Fighera che non avevamo trovato, cioè avevamo trovato scritto tra i titolari, invece in realtà era in panchina. Gerbino va a rubare il pallone a Musumeci, l'ultima ad arrendersi nella Santa Venerina. Gerbino finisce a terra in contrasto con Musumeci e c'è calcio di rigore a favore della formazione di casa. Papa Serio dagli 11 metri proverà a riaprire il confronto. Papa Serio dagli 11 metri batte con il destro e la palla è in rete. Il Santa Venerina accorcia le distanze allo scoccare del primo tempo. Infatti l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Santa Venerina 1, RSC 2. Allora, vi dovevamo dare qualche rettifica sulla formazione del Santa Venerina, che adesso abbiamo in nostro possesso appieno. Quindi è entrato Fighera, che non ha giocato titolare, con la maglia numero 3 nel corso del primo tempo, quando mancavano appunto 5 minuti alla fine, quindi poco prima del calcio di rigore. Allora andiamo a rivedere proprio la formazione di Santa Venerina. Musumeci con la maglia numero 33, poi 22 Leonardi, che è uscito per far posto a Fighera, e poi con il numero 28 Gerbino, col numero 11 José Spampinato, e questo diciamo è il giocatore che vi dovevamo, che non avevamo citato nel corso del primo tempo. Con numero 4 Muzzetta, 2 Simone Filetti, 7 Indelicato, 29 Finocchiaro e non 20 come detto prima, 14 Cavallaro, 10 Papaserio, 24 Gianluca Filetti. Questa l'11 guidato da Di Maria per la RSC. Adesso andremo a vedere di chi si tratta. Intanto vediamo appunto Spampinato che manovra questo pallone, se l'accompagna con il sinistro al limite dell'area di rigore, riesce anche a concludere, a perfezionare uno scambio con il numero 28 che è Gerbino, ma la RSC esce adesso con il capitano Parisi, poi Nicotra, indietro per Musumeci. Risultato dunque ancora in bilico alle 17:09 minuti il fischio d'inizio, quindi si chiuderà presumibilmente alle 17:55 o 54 più recupero poi. Quindi vediamo Salemi per Papa. Allora, Parisi, Papa agli esterni, davanti a Cisterna, dietro invece centrali Musumeci e Salemi, e centrocampo Nicotra, Mangano, Forzisi, trio offensivo Tornitore, Varrica, Proietto. Questo è la RSC con panchina, dove troviamo appunto Fresta, D'Angelo, Napoli, Pappalardo, Rasà, Sciuto, Cartellone e Davide Messina. Spampinato in profondità per Gerbino, grandissima parata di Cisterna, ci ha provato Gerbino in area da sotterra, a gambe unite ha chiuso il portiere della RSC, che
riesce a salvarsi da una possibile parità. Vede in questo momento al termine del primo tempo sconfitte sia il Villaggio a Savoca sia la Leo Soccer in casa con il Furci per 1-0, quindi di fatto in questo momento il Santa Venina, pur sconfitto, non avrebbe problemi, rimarrebbe matematicamente in prima categoria, non ci sarebbero problemi di essere inghiottiti nei playout. E poi c'è quell'altro risultato che vi abbiamo detto, il vantaggio del San Pietro a riposto per 2-0. San Pietro che in questo momento festeggerebbe l'ingresso ai prof e andrebbe ad affrontare proprio il riposto, quinta contro seconda, terza quarta invece sarà il derby Akron Savoca Sant'Alessio. Papa, tutto naturalmente da aggiornare in continuo divenire per questo secondo tempo, quando sono passati appena 5 minuti, forse qualcosa in più degli altri campi, bisognerà vedere appunto se c'è una perfetta contemporaneità, rimarremo magari qui collegati finché non avremo appunto il quadro completo e la classifica definitiva finale di questa fase regolare, questa prima fase insomma, che per l'RSC è una fase di chiusura, visto che il campionato è finito già da un bel po' di tempo e con al momento i punti che sarebbero 57 in classifica. C'è il lancio adesso con la palla che finisce direttamente in fallo laterale a beneficio del numero 22 Leonardi, che è uscito, prima era Simone Filetti, non Leonardi come abbiamo detto. Vediamo adesso questa rimessa laterale al servizio per Papa, scusate, per Proietto, Proietto contro Leonardi, Proietto che si muove sullo stretto, cerca l'assistenza di Forzisi che poi va a guadagnare una rimessa laterale per la RSC. Risultato, vediamo ancora molto, 2-1 per la formazione biancazzurra, rimessa già battuta con pallone per Proietto, crea movimento a destra, Proietto, poi Papa con l'esterno per Nicotra che buca però il impatto col pallone. A terra Papa Serio, c'è un fallo su di lui, calcio di punizione per la formazione del Santa Venerina che adesso si muove. Sinistra con Gerbino. Finocchiaro. L'avanzata di Finocchiaro, qualche metro palla al piede. José Spampinato. Ancora Finocchiaro. Fa viaggiare orizzontale per Spampinato che si libera di Salemi e va a realizzare il pareggio. Minuto 5 nel corso del secondo tempo. Il pareggio di José Spampinato per il Santa Venerina ed è 2-2. Barrica, ricomincia da Musumeci. Nicotra. Poi vediamo Parisi. Tornitore per Mangano. Mangano per Proietto, insiste. Prova a rompere in area di rigore Proietto contro Fichera, calcio d'angolo. Calcio d'angolo alla battuta andrà Forzisi. Lo scambio, il pallone è in mezzo, lo scambio Varrica Forzisi, pallone in mezzo ma dall'altro lato interviene Mangano, poi Salemi che va alla girata, Mangano che prova a recuperarla quasi sulla linea di fondo, riesce a mettere in mezzo il pallone, Fiorenzo Papa, seccamente di testa fa 3-2 ma c'è posizione irregolare, gol annullato e si ricomincia. Il Santa Venerina graziato nella circostanza dopo aver raggiunto il pareggio, ricordiamo è 2-2 qui adesso, se c'è in vantaggio per 2-0, poi è arrivato il pareggio di Spampinato che adesso viene lasciato solo di agire sulla corsia di destra, cerca un compagno di squadra per esattezza e Papa Serio, poi indietro Muzzetta alleggerisce la pressione. Stavo andando a vedere la situazione, diciamo nel complesso come era andata tra Villaggio e Santa Venerina nel corso di quest'annata, due pareggi, quindi per capire la situazione bisognerà ricorrere alla differenza reti, il Santa Venerina ha un meno 9, il Villaggio ha un meno 9, insomma a questo punto non so a quale criterio appellarmi per capire una situazione eventuale di parità che in questo momento comunque sembra lontana dai risultati parziali che stanno maturando. Vediamo
Forzisi. Crediamo che si ricorra ai gol fatti. Andiamoli a vedere subito mentre che riusciamo a essere qui in zona. Allora, il Santa Venerina ha realizzato 24 gol, Villaggio invece ne ha fatti 35, quindi c'è una bella differenza tra i due. Ma tutto questo potrebbe verificarsi solo nel caso in cui Villaggio Sant'Agata andasse a vincere a Savoca, ma che in questo momento con la sconfitta per 1-0 sembra particolarmente difficile e proibitivo, anche in un campo che noi conosciamo bene. Savoca che è stato appunto fino ai quarti di finale anche di Coppa Sicilia, per poi essere eliminato dal Melas, 3-0 all'andata, pareggio al ritorno. Vai, Muzzetta dietro, spampinato. Cavallaro, poi Finocchiaro, ancora Cavallaro dietro, giocata per numero 24 che è Gianluca Filetti, lancio in profondità dove però non c'è nessuno, c'è Nicotra, tocca il pallone, Musumeci, ancora Nicotra, momento di sbandamento, inizio del secondo tempo per l'RSC che ha incassato il pareggio. Adesso la formazione di Seminara ha ricominciato ad attaccare, aveva trovato anche il gol con Papa, annullato però non per posizione regolare ma forse per un fallo su un difensore. Vediamo Musumeci, Parisi, il lancio lungo linea dalle parti di Tornitore, in corsa va a recuperare questo pallone, lo controlla con il destro, Tornitore può tentare l'ingresso in area di rigore, si libera di un avversario, c'è un tentativo di traversone, palla fuori, nessuno crediamo abbia toccato, quindi sarà rimessa in favore della formazione in maglia gialla di casa, che comunque come colori sociali sono indemerrate il rosso-blu, quindi ha una maglia particolare quest'oggi, con una maglia gialla con pantaloncini neri. Bellissima giornata di sole questa, intravediamo anche il mare dietro le palazzine che occupano lo spazio antistante l'ingresso degli spogliatoi. Chissà come sarà la giornata naturalmente in quel di Riposto e soprattutto in quel di Torre Archidafi, già immaginiamo anche i primi bagnanti stagionali e tra poco saranno vacanze anche per quelli dell'RSC, visto che questa è l'ultima effettiva di campionato, 9 aprile, poi Pasqua. Attenzione a questo retropassaggio di Parisi che mette in movimento Gerbino, il passaggio corto su Muzzetta, qui sta rischiando l'RSC, Muzzetta contro Papa. Calcio d'angolo per il Santa Venerina. Vediamo a che minuto siamo arrivati, anche per capire il tempo. Quando è iniziato il secondo tempo, esattamente 10 minuti nel corso del secondo tempo. Allora c'è questo calcio d'angolo che è indelicato a battere. Delicato la battuta del corner, pallone con traiettoria uscita, salta Muzzetta, va a vuoto, allora Nicotra può avviare il contropiede servendo Tornitore che fa girare il pallone dalle parti di Varrica, lo scatto 3 contro 2, Varrica la controlla, attende che altri compagni salgano per essere serviti, allora c'è Tornitore davanti a Musumeci e c'è il gol del 3-2, Enzo Tornitore al decimo del secondo tempo. Nuovo vantaggio del RSC, 3-2, grandissima, magistrale azione di contropiede orchestrata da Nicotra e poi Varrica e quindi Tornitore che ha scartato il portiere. Intanto si prepara la standing ovation per Mister 300 Reti, perché dovrebbe essere, no, non è lui, non è Varrica a lasciare, no, ci eravamo messi un po' in preallarme. Sì, Varrica lascia il campo per l'ultima stagionale dentro cartellone e lascia anche Mangano, torna Peppe Rasà, un gol e un assist con Tornitore che realizza la doppietta e sale in classifica marcatori a quota 16 più 1 in Coppa. E qualche tempo fa avevamo parlato appunto della classifica marcatori, era lui che conduceva il girone F di prima categoria,
e vediamo se lo è ancora, perché crediamo che non ci siano stati scossoni nelle ultime settimane. Proietto, Papa, Salemi. E allora RSC avanti per 3-2, quasi un quarto d'ora del secondo tempo, la doppietta di Tornitore intervallata dal gol di Varrica, in mezzo c'era stato anche il pareggio del Santa Venerina. Prima il rigore di Papa Serio, poi il pareggio di Spampinato al quinto del secondo tempo. Nicotra, Proietto, Rasà che cerca di sfondare al primo pallone in possesso, poi c'è Tornitore che la conquista con il tacco, cerca di passare Finezza, ma era in mezzo a due che lo affiancavano in verticale. Musumeci, il portiere del Santa Venerina. Acron Villaggio Sant'Agata 3-0. Può dormire sonni tranquilli il Santa Venerina, sarebbe salvo con una sconfitta. Casalvecchio Sant'Alessio 0-2. Leo Soccer Furci 0-1. Dorme sonni tranquilli anche la Leo Soccer, salva da stasera. Attenzione ancora a questo attacco, il primo di cartellone portato verso la porta di Musumeci, nulla di fatto. Real Sud Giardini 0-0. Riposto San Pietro Cladenza 0-2, questi risultati stanno maturando gli altri campi, allineati tutti per l'ultima giornata. Spampinato per Papa Serio, prova a liberarsi di un avversario, palla ancora per Spampinato, al suo bel da fare Salemi per fermarlo, c'è una differenza di altezza tra i due, Spampinato piccolo di statura ma sicuramente giocatore dotato, l'abbiamo visto a Giarre, la vicina Giarre operare in campionato di eccellenza. Vediamo Finocchiaro, poi Muzzetta per Gerbino, ancora Muzzetta, cerca di entrare in area di rigore Papa Serio, poi Musumeci alleggerisce su Cisterna che può rilanciare Fichera, il colpo di testa, attacca adesso il Santa Venerina, vuole chiudere in battuta contro la capolista, pur ormai potendo festeggiare da questo momento la salvezza, e c'è un tentativo di contropiede avviato da Rasà e Tornitore, nulla di fatto. Allora, no, Tornitore, i gol ne ha realizzati 16 in campionato, ed è la coppia gol con Varrica, perché Varrica ne ha realizzati 17, Tornitore 16, però in classifica marcatori comanda Lorenzo D'Amico del Furci a quota 19, e ciò significa insomma che alla fine le due bocche di fuoco dell'RSC chiuderanno dietro il giocatore del Furci, rispettivamente vice capocannoniere Varrica e terzo miglior cannoniere del girone F Tornitore. Che comunque si è assentato nelle partite appunto contro il Villaggio per esempio, in qualche altra gara erano assenti, poi è rientrato dopo, quindi magari qualche gol in più ci sarebbe potuto stare sicuramente. Altro cambio in casa RSC, allora Davide Messina è pronto ai box, vediamo chi lascia. Dentro Davide Messina per Parisi al quarto d'ora esatto. Allora, si può ricominciare quando siamo arrivati al 17esimo nel corso del secondo tempo. Parisi, via dal colpo di testa, poi ci prova Nicotra. Esce bene il Santa Venerina che adesso può ripartire dalla propria metà campo. Il pallone indietro per Musumeci. E Gianluca Filetti, poi Finocchiaro, ancora Filetti. Pressato da cartellone, pallone ancora indietro per Fichera. Che era parte il lancio. Salemi al controllo del pallone. Ci pensa un attimo sul da farsi. Se lo fa soffiare alla fine da Gerbino.
che suo malgrado mette in movimento Parisi. No, allora Parisi non è stato cambiato, è rimasto in campo, ha cambiato solamente fascia di competenza perché Davide Messina è andato a sinistra. No, mamma mia, ecco, bravo. È uscito Papa, ecco, è uscito Papa. Dunque fuori Papa, dentro Davide Messina. Parisi cambia lato, gioca adesso a destra. Questi primi due cambi operati da Seminara, prima Varrica, fuori e dentro Cartellone, cambio tra punte e poi cambio tra cursore di fascia esterni bassi, per meglio dire, vecchia denominazione terzino. Rasà, che sia ben augurante il suo rientro in vista del futuro. Adesso il lancio di Davide Messina, proprio a cercare Rasà, pallone troppo lungo, si perde oltre la linea di fondo. C'è un altro cambio, crediamo sempre RSC, vediamo un po'. Sì, Antonio Messina pronto a entrare, lascerà Tornitore. Fuori Forzisi e Tornitore, dentro Antonio Messina e Napoli. Minuto 20 del secondo tempo. Cavallaro. Libera di Nicotra. Dietreggia per Muzzetta. Poi Papa Serio. Ci prova in due tempi. Palla che viaggia sull'auto di sinistra, dietro adesso Fichera. Lungolinea, cercare Papa Serio, prova a metterla in mezzo su Indelicato. Rasà, Musumeci. Messina, Antonio, poi Nicotra. Cartellone verso Proietto, limite dell'area di rigore, Napoli con il destro, la parata di Musumeci, evitato il 2-4. Angolo, fallo laterale, vediamo un po'. Abbiamo visto il pallone scorrere laggiù, vicino alla bandierina. E Napoli alla rimessa con le mani. Lunga per Antonio Messina. Rasà. Ancora indietro per Antonio Messina. Davide Messina, sapore d'inizio campionato il tocco di questi due giocatori che hanno militato da titolari a lungo, poi insomma varie vicissitudini, infortuni su tutti, li hanno tenuti lontani per qualche periodo. Adesso c'è un lancio dalle retrovie, Rasà, dopo la spizzicata di testa di un giocatore della Santa Venerina, Rasà finisce giù, non c'è intervento irregolare secondo l'arbitro russo di Catania e si ricomincia. Muzzetta, Papa Serio se le allunga, Musumeci a buon gioco ma solo per un attimo, poi vediamo Indelicato per Papa Serio. Messina, vai avanti. Nicotra, ancora Antonio Messina. Bello che spunto. Proietto. Bravi. Bravi. Parisi. Ancora Proietto, ha creato un grandissimo movimento sulla corsia destra alta oggi, è mancato il gol però insomma c'è da dare atto che i margini di crescita ci sono e come, lo testimoniano anche i gol realizzati, ricorderà Stefano Proietto la tripletta con lo Real Sud in Coppa, la prima impiegato da titolare. Adesso Napoli va a rubare un pallone. Napoli, vertice sinistro dell'area di rigore, Napoli scarta un avversario, si libera anche di un altro, poi mantiene il possesso del pallone, Napoli cerca una soluzione dall'altro lato del vertice dell'area, non c'è però nessuno. Palla oltre il fallo laterale, sarà Parisi alla rimessa, capitano Sebi Parisi in corso di stagione arrivato, insomma negli ultimi mesi, gennaio, febbraio, poi vediamo Proietto,
Palla però che viene difesa da Leonardi. Papaserio, controllo difettoso, ci prova in seconda battuta. Va da Finocchiaro. Quindi spampinato, ancora Finocchiaro e ancora spampinato, largo a destra. Cerca di effettuare la traversone, non ci riesce grazie all'intervento di Musumeci. Poi fa sbattere il pallone su Davide Messina, calcio d'angolo Santa Venerina. Stavolta si batterà da destra. Al 25esimo nel corso del secondo tempo. E Finocchiaro. Contro di lui c'è Rasà. Vediamo adesso il lancio da dietro da parte del Santa Venerina con un pallone che viaggia pericolosamente in area di rigore. Arriva indelicato, sbaglia completamente il tiro. E allora c'è Antonio Messina che va a lanciare adesso cartellone. Con il destro cartellone, pallone che si impenna tantissimo e si perde sul fondo. Giungerebbe a meno 2 in questo finale di campionato dalla Real Sud. Pensate quanto rammarico, con soli 2 punti andrebbe a disputarsi i play-out. Invece il Giardini è già retrocesso prima di questa giornata. Adesso vediamo Papaserio che va largo a sinistra, cercare di movimentare l'azione del Santa Venerina, in particolare con Latina. Allora proietto. Nicotra, poi Rasà, largo a sinistra dove c'è Davide Messina. C'è il fischio dell'arbitro, probabilmente per posizione irregolare al momento dell'apertura, però ti lascio qualche dubbio perché ha fischiato abbondantemente dopo l'arbitro. Comunque non cattiva la direzione di gara dell'arbitro russo di Catania. Sono state 22 giornate in un campionato di prima categoria che tradizionalmente si giocava su 26 giornate, ma questo diciamo ormai si perde nella notte dei tempi, anche perché non si è giocato nella stagione 19-20 fino alla 26esima giornata. L'anno scorso nemmeno a parlarne, da quest'anno si è ripresi con un organico più ridotto di squadre, perché in realtà sono state 12 e non le consuete 14. L'SC che ha salutato questa categoria dopo 7 anni per approdare in promozione, è la prima volta nella storia. Spampinato Finocchiaro. Rasà pronto, attento, Davide Messina, Napoli, proietto, scambi veloci tutti di prima per far ripartire la manovra biancazzurra. Antonio Messina, Nicotra, non c'è l'accelerazione giustamente magari per creare la superiorità numerica e non arrivare davanti alla porta dopo una lunga corsa. Adesso c'è questo lancio per proietto che prova a intercettarla di testa, niente di fatto. Ventisettesimo nel corso del secondo tempo, 3-2 RSC. Tornitore Varrica, tornitore, gli autori dei gol. Con Varrica che ha avuto il tempo di andare a realizzare il 300° gol in carriera per poi lasciare dopo un'ora al posto di cartellone. Poi altri cambi, sono entrati Napoli, Antonio Messina, Davide Messina al posto di Papa, Forzisi. E Mangano. Finocchiaro contro Rasà, passare il pallone per Spampinato. Liscia Napoli, fa scorrere Spampinato, rimessa con le mani, Muzzetta, si autovela il pallone, numeri 4 a confronto, Muzzetta contro Nicotra. Entrambi grandi esperienze, ma Nicotra diciamo la vince di molto su tanti, tant'è che facevamo il conto delle promozioni ottenute dopo la partita col Sant'Alessio e Nicotra è uno di quelli che tra ragazzini generali, San Pio X, AC Sant'Antonio e altre di promozioni in carriera ne ha vinte, ne ha conquistate parecchie. Musumeci
poi vediamo Papa Serio, non passa il pallone dalle parti di Indelicato. Leonardi, Fighera, Parisi, Messina, c'è un Mani, calcio di punizione in favore della RSC, Messina, siamo al 25, 20, siamo al trentesimo esatto in questo momento, vediamo Napoli, Davide Messina, per Antonio Messina. Si allarga al limite Antonio Messina con il destro, la respinta di Musumeci, poi si ostacolano cartellone con Rasà, ma entrambi in posizione regolare forse. Ah sì, rispetto ai minuti precedenti, non cambia assolutamente nulla, evidentemente già scritto questo finale di campionato dopo 60 minuti. Proietto, sente oggi però presente a bordo campo Pietro Pappalardo, per impegni di lavoro. Aveva già annunciato appunto che non avrebbe preso parte a questo finale di campionato, ma il contributo suo è stato eccezionale, così come anche quello di Maurizio Catania, l'abbiamo visto prima. Delicato adesso, controllo con il destro, va a scaricare direttamente su Cisterna, ma il tiro è da dimenticare. Davide Messina, Nicotra. Ancora indietro Davide Messina, poi Musumeci. Grande spirito operaio, puntualità nella posizione difensiva, negli anticipi. Musumeci, pur non essendo stato impiegato tantissimo da Seminara, difensore part-time, però ha fatto grandi cose. Adesso c'è un lancio di Nicotra per Cartellone. Cartellone al controllo della sfera. Frana a terra, non c'è fallo. Si prosegue. Fichera. Nicotra. Argine della linea mediana, Musumeci, Salemi, ancora Nicotra, Parisi, pallone nuovamente su Nicotra, qualche cenno di stanchezza, manca meno di un quarto d'ora alla fine, primo caldo di stagione si fa sentire anche se la temperatura tutto sommato è gradevole. Papa Serio cerca la profondità, non passa, si ricomincia da Nicotra, poi Proietto, cartellone con il attacco, provato a servire Rasà, niente di fatto. Attenzione alla Santa Verina adesso, che prova a distendersi ancora con Spampinato, la conclusione viene murata da un difensore dell'RSC Riposto e così a buon gioco Cisterna che blocca la sfera. Tanto pubblico, stimabile intorno alle 300 unità qui al Comunale di Santa Verina, Messina. Napoli, verso il centro dove c'è Cartellone che però non passa. Poi a terra un giocatore Santa Venerina, possesso RSC con Nicotra che non passa. Vediamo Indelicato per Papa Serio, da questi alla conclusione con il sinistro effettuata da Cavallaro, pallone sul fondo, c'è un cambio ancora per il Santa Venerina, Calia con il numero 27 e un altro giocatore con il 5 che purtroppo non sappiamo dirvi di chi si tratta, perché questo realmente non lo abbiamo, però presumo che potrebbe trattarsi di ignoto. Escono Spampinato e altro giocatore che adesso andremo a dire chi è. Intanto vediamo Rasà, Napoli,
Ancora Rasa. La fa viaggiare larga, dove però non c'è nessuno pronto a prendere il pallone. E allora attenzione alla conclusione di Scalia con il destro. Però da dimenticare i tiri da fuori del Santa Venerina, che forse non ha più benzina sulle gambe. Forza Santa Venerina! Altro cambio sempre per i padroni di casa. Vediamo chi lascia e chi entra. Allora, 20 in campo. Torrisi, eccolo qui, al luogo di Leonardi. Torrisi per Leonardi, quando ormai il cronometro ci fa avviare a grandi passi verso la fine di questo match. Siamo arrivati al 36esimo, 9 più il recupero. Vediamo la rimessa di Salemi, poi Parisi, Messina cerca di farlo girare, non si passa. Real Sud Giardini 1-1, risultato che interessa veramente poco per la classifica. Real Sud già ai playout, giocherà fuori casa. Vediamo Fino Chiaro, dialogo con compagno di squadra che è ignoto. Allora, rimessa ancora di Fino Chiaro. Vediamo Fino Chiaro che proverà la soluzione lunga dentro l'area di rigore. Saltano due, ma cartellone, riesce a recuperare questo pallone Nicotra. Vediamo, non passa ignoto, allora cartellone, prova a intromettersi così come Proietto, che imposta, ma perde il pallone Antonio Messina. Papaserio va largo su Fino Chiaro. Fino Chiaro dentro l'area di rigore, va giù Fino Chiaro. Ci sono delle proteste, ma non c'è nulla secondo l'arbitro russo. Ripartenza RSC con Antonio Messina per Proietto. Ci penso un attimo, l'arbitro per fischiare, posizione irregolare. L'area in cronaca, per quel che resta, diciamo, per quello che abbiamo visto in un secondo tempo, dalle non tantissime emozioni, tutte concentrate nel primo quarto d'ora, il pareggio del Santa Venerina e poi il vantaggio nuovamente dell'RSC con Tornitore, che prima di uscire appunto si è passato il piacere di andare a realizzare il gol numero 16 in campionato, 17 complessivo in questa stagione meravigliosa. In riva allo Ionio, dopo quelle di Calatabiano e di Giardini Naxos. Parisi, Salemi e chissà, Tornitore, promesso sposo con l'RSC per l'anno prossimo. Vedremo, staremo a vedere. Ci sono ancora tanti mesi per riflettere, per pensare, per cominciare a costruire la RSC Riposto del futuro, quella del campionato di promozione. Busumeci, poi Davide Messina. Il lungolinea a cercare cartellone e va allo scatto da sinistra. Ancora cartellone contro Fighera. Calcio d'angolo. Un grande mestiere è riuscito a conquistarselo il numero 99. La squadra biancazzurra, a lungo assente per causa infortunio. Calcio d'angolo battuto da cartellone per Messina. La fa viaggiare dentro l'area di rigore, esce Musumeci, però nessuno pronto alla correzione a rete. C'era Nicotra pronto in agguato, ma con un attimo di ritardo. Uomo a terra per la formazione biancazzurra. Andiamo anche un attimo noi fiato. Dopo una stagione di cronache certamente entusiasmanti. Allora, si riparte con il Santa Venerina che proverà a sganciare l'ultima offensiva, ma
Minuti non sono tantissimi, non abbiamo visto una formazione tanto lucida, soprattutto dopo l'uscita di Spampinato. Ho provato a dare tutto per quello che era nelle potenzialità della squadra, appunto, di Maria. Papa Serio, limite dell'area di rigore, Papa Serio. Balla apertura, molto lunga. Poi vediamo Scalia. Niente di fatto. Riposto San Pietro 1-3 in questo momento, poca sostanza. Intanto pareggio della Leo Soccer sul Furci, il che certifica ormai quasi con certezza San Pietro ai playoff, da quinta classificata. Certo, un bel finale thrilling, del resto era bello concludere così il campionato con il fiato sospeso fino alla fine, per chi segue naturalmente dall'esterno, forse un po' meno per chi deve lottare per gli obiettivi, magari ha più tempo così per poter preparare le rispettive fasi di spareggi. Attenzione a questo lancio per Davide Messina, pallone un po' troppo decentrato verso il limite dell'area dove c'è il cartellone, la finta di Rasà, Antonio Messina, poi Nicotra, parte il cross, pallone che viene respinto, riparte Cavallaro, va cartellone su di lui, Cavallaro però sempre in possesso. Sono 17:51, viaggiamo con un leggero ritardo qui, mancano 8 minuti alla fine. Musumeci, lo Soccer che con questo pareggio raggiunge il Santa Venina a 21, ma la posizione di classifica è assolutamente ininfluente, vista dei verdetti. Villaggio rimane a 19, andrà a spareggiare a Catania e quindi in casa col Real Sud. Real Sud che dovrà assolutamente vincere per salvarsi, non ci sarà appello perché si gioca naturalmente in casa della migliore classificata, che ha 2 risultati su 3, determinante è stato lo scontro diretto di qualche settimana fa al Seminara. Sarei curioso di vedere anche la situazione nell'altro girone, visto che interessa in questo caso, insomma, Riposto, Savoca, Sant'Alessio e San Pietro. Ci riferiamo al girone G, vediamo qual è la situazione. Lo Scicli sta vincendo 7-1 sul Città di Belpasso, va ai playoff, ma davvero per un soffio, perché ha sfiorato il più 10, il Catania esempio decimo, che alla fine sta cedendo a Pachino 1-1 dopo essere andato in vantaggio, quindi non si è materializzato il più 10 e allora sarà spareggio. Belpasso, vediamo un attimo perché c'è qualche dubbio che ci lascia, sì, sarà spareggio Catania, San Pio, Scicli, seconda contro terza, le altre hanno preso il Vizzini, arrivederci al prossimo anno, anzi no, chiediamo scusa perché c'è Scicli, Vizzini, ecco, il Vizzini rimane ancora in gioco, chi è fuori? È il Pozzallo, 0-0 a Gravina, partita già conclusa. Allora, Scicli, Vizzini, primo playoff preliminare, primo turno, Catania San Pio invece alla finestra affronterà poi la vincente di Scicli Vizzini. La vincente affronterà poi, come ricordiamo, come sappiamo, quella che uscirà dal ternollotto degli spareggi tra Riposto, San Pietro e Savoca contro Sant'Alessio. Addirittura c'è stato un ribaltone incredibile invece in coda nel girone G, ma lo diciamo solo per curiosità, anche perché insomma non è che abbia molti interessi per quello che vi stiamo parlando. Rinascita Netina che era avanti per 2-1 sull'Atletico Santa Croce, questo era uno scontro tra ultime proprio per evitare la retrocessione diretta. Addirittura sta vincendo l'Atletico Santa Croce per 4-3 a Noto, e l'Atletico Santa Croce in questo momento raggiunge il Pachino, l'ultimo posto in classifica, poi bisogna vedere gli scontri diretti. Cavallaro cerca di entrare in area di rigore, serie di dribbling, va a servire Ignoto, il traversone in mezzo, palla in calcio d'angolo, sarà corner per il Santa Venerina.
Bello anche interessante la situazione del girone G all'ultima giornata, perché è un po' come quello che stiamo avendo per il girone F, scontri incrociati in testa e in coda, l'abbiamo detto, Pachino, Catania e San Pio, poi anche appunto l'altra sfida, questa qua della Netina con l'Atletico Santa Croce, tutti scontri incrociati per capire chi va dentro e chi va fuori. Se vogliamo dirla tutta, è stato un bel campionato di prima categoria, sia nel girone F che nel girone G. Diciamo che ci siamo divertiti a raccontarlo, svoltosi nella più totale correttezza, ed era quello che ci interessava più sottolineare. Adesso c'è un lancio di proietto per Antonio Messina. Antonio Messina con il destro e il pallone sul fondo, sfiorato il 4-2 a pochi minuti dal termine. Lancio bellissimo da parte di Proietto per Messina, bonus fallito per chiudere la pratica, ma insomma dobbiamo dire che tranne qualche fiammata finale che potrebbe nascere proprio alla fine, non ci dovrebbe essere più dubbi sulla vittoria dell'RSC. Proietto per Nicotra, forse c'è fuori gioco, sì. ...57 punti significano 2,5 punti a partita, più o meno sì. E su 57 punti su 22 partite per la RSC, questo è il bottino. Miglior attacco, miglior difesa ovviamente. Vediamo quanto manca alla fine. Intanto Salemi. E finisce qui. Dunque, vince anche l'ultima di campionato la RSC. Riposto a Santa Venerina per 3-2. Varrica, il 300° gol lo ha realizzato. La doppietta di Tornitore. E dunque si chiude il campionato. Il campionato del record a quota 57 punti. Arrivederci, grazie a tutti. L'augurio di rivederci e risentirci nel prossimo campionato di promozione.